Interroga il consigliere De Luca, risponde Fioroni. Sì, oggetto numero 9. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Con questa interrogazione torniamo ancora una volta a parlare di come lavoro, ambiente e salute non debbano essere in conflitto, ma anzi debbano essere totalmente complementari. E in questo caso parliamo anche di coniugare questi principi anche con la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico in una regione che dovrebbe fare di questo un asset strategico e diciamo di sviluppo economico. Tutela del paesaggio che questa giunta diciamo pensa di sembra interessare solo quando un privato cittadino tenta di riuscire ad abbassare le bollette e di mettere un pannello fotovoltaico integrato a tetto e completamente invisibile, ma non quando invece si parla di industrie insalubri di prima classe a poche centinaia di metri dalla Basilica della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Un'interrogazione che avevamo presentato 6 mesi fa e che, come molte volte è successo, Presidente, e come continua sistematicamente a succedere, non ha mai avuto risposta. Diciamo ormai la storia delle ex fonderie Tacconi di Assisi è ormai nota diciamo ai più, ne abbiamo avuto modo di parlare diverse volte all'interno di questa assemblea e a livello unanime è stata ribadita la ferma volontà politica di un intervento da parte della regione volto a risolvere in maniera attiva questa situazione e anche di riuscire a coniugare le esigenze di chi fa impresa e le esigenze di tutti quei cittadini che continuano diciamo a sollevare e a denunciare sempre le stesse tipologie di problematiche. Dopo la nostra interrogazione di dicembre abbiamo saputo che c'è stato un nuovo incontro con cittadini, amministrazione comunale in cui era presente anche la ASL Umbria 1 e sono state nuovamente riconfermate quelle che sono le problematiche d'origine che vengono sostanzialmente più volte sistematicamente poste all'attenzione delle istituzioni. Come saprà l'assessore sul tema, il Comune di Assisi aveva emesso un'ordinanza a fine 2021, l'azienda si è apposta con un ricorso e il TAR dell'Umbria ha accolto il ricorso delle fonderie di Assisi e annullato l'ordinanza del Comune, evidenziando un'anomalia legata alla proporzionalità tra i tempi concessi e la realizzazione degli interventi richiesti con l'adeguamento a nuove tecnologie di produzione. Ricordiamo che con la deliberazione numero 184 del 14 settembre 2021 l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione proposta dal Movimento 5 Stelle sulla delocalizzazione delle ex fonderie Tacconi a Santa Maria degli Angeli, piano di riconversione ambientale e rilancio, intervento della Regione Umbria per il reperimento delle risorse necessarie. Ricordo come da parte proprio del capogruppo della Lega addirittura arrivò un emendamento volto a focalizzare le risorse del PNRR come base diciamo delle tipologie di intervento. Infatti si impegnava la Giunta ad avviare un confronto con le fonderie di Assisi, con il Ministero dello Sviluppo Economico e il MITE, le società, le agenzie nazionali e regionali, istituzioni locali, per verificare la fattibilità di un programma di sviluppo industriale che prevedesse il trasferimento delle attività in un altro idoneo sito umbro,
L'utilizzazione delle più moderne tecnologie per la sostenibilità ambientale delle attività produttive realizzate, la salvaguardia della crescita dei livelli occupazionali, utilizzando per tali finalità la strumentazione comunitaria nazionale e regionale disponibili, ivi compresa quella attivabile nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'obiettivo di assicurare il perseguimento del connubio salute-lavoro al più alto livello possibile, nell'interesse di tutte le componenti coinvolte. Vogliamo a questo punto sapere a che cosa stia facendo la Regione dopo 9 mesi per tenere fede a questi impegni, visto che i cittadini continuano ancora a denunciare questi disagi, il Comune fa quello che può nell'ambito delle proprie competenze e anche l'azienda va messa nelle condizioni di poter lavorare in tranquillità e produrre senza arrecare danno e disagi e utilizzando risorse per poter riuscire a ambientalizzare le produzioni. Lo stesso Presidente, come si apprende dai giornali, sta cercando di convocare un tavolo congiunto con le istituzioni. In questa storia tutti si stanno dando da fare, l'unico di cui al momento non abbiamo alcun tipo di notizia sembra essere la Giunta regionale. Quindi chiedo all'assessore Fioroni che cosa puntualmente si stia facendo per rispettare quelli che sono gli impegni che l'Assemblea legislativa ha, diciamo, posto in capo alla Giunta. La parola all'assessore Fioroni. Sì, allora la vicenda chiaramente è di per sé complessa nella misura in cui si associano alla problematica di un'azienda che è anche energivora e che ha avuto problematiche finanziarie che conosciamo, ammessa con provvedimento del Tribunale di Perugia a procedura di concordato preventivo che purtroppo mette alcune condizioni limiti all'operatività dell'azienda, si associano a tematiche di carattere ambientale, paesaggistico e non ultimo chiaramente di evoluzione dell'attuale quadro sia economico, geopolitico, ma più in generale anche su un'evoluzione di settore del comparto dell'automotive. Devo dire che in queste situazioni non agevola affatto la scelta che è stata fatta di tirare fuori la componente dell'ambiente dal Ministero dello Sviluppo Economico, perché devo dire che è sempre un fattore di complessità, lo stiamo vedendo su altri tavoli, non considerare ambiente e energia in questo ambito tematiche di carattere economico, perché di fatto non dissociabili. Sappiamo benissimo il valore dell'azienda di cui parliamo, l'impatto occupazionale, non entro nel merito del ricorso vinto dall'azienda relativamente all'ordinanza del sindaco di Assisi che non ha ritenuto nella sentenza del TAR un pericolo concreto attuale nei confronti della salute, ma questo aspetto su cui non entro. Faccio riferimento che ad oggi, a fronte di obbligazioni concorditarie da parte dell'azienda che cubano complessivamente 34 milioni di euro, l'azienda ha onorato in maniera puntuale tutti i suoi impegni ma le obbligazioni residue ammontano a 22 milioni di euro e ricordo che per le caratteristiche del concordato l'azienda non possa ricorrere al credito bancario. Questo non è un elemento banale, perché un'operazione finanziaria con un'azienda che almeno prima della crisi energetica stava andando bene avrebbe consentito di fare ponte e anche di migliorare gli investimenti in ambito ambientale. Sono stati fatti comunque dall'azienda investimenti in questi 3 anni su impianti macchinari con finalità ambientali per almeno 2 milioni di euro, grazie semplicemente ai flussi di cassa generati, quindi alla liquidità
liquidata, però ripeto, l'azienda non può ricorrere. Teniamo conto che questa, come dicevamo, ora, la situazione aziendale va anche inserita nel quadro di un evolutivo sull'ambito energetico che è rappresentato dall'evoluzione del conflitto russo-ucraino, che in un settore per sua natura energivoro come quello di una fonderia sicuramente rischia di minare anche ulteriormente il perseguimento degli obiettivi concordatari. Quindi in questo momento la situazione della fonderia ha una serie di priorità legate alla necessità di fare fronte agli impegni concordatari, ma far fronte anche a un'emergenza sui costi produttivi e a prospettive del settore automotive che stanno cambiando. La fonderia è fortemente, chiaramente legata a un'evoluzione del motore endotermico e quindi la necessità di riposizionamento delle attività manifatturiere dell'azienda, avvertita dall'azienda stessa, ma va da sé che con l'operatività limitata di un piano concordatario in questo momento è abbastanza complicato. Non solo, siamo di fronte ancora ad una serie di quadro evolutivo che ritenevamo indispensabile, che è quella della definizione dal piano del governo di un quadro generalizzato sul piano sulla siderurgia nazionale, che ancora oggi non è chiaro, e non ultimo per ordine di importanza le modalità di attuazione che il MITE deve ancora chiarire relativamente alla missione 2 del PNRR relativa a tutti i settori hard to abate, che rappresentano un tema importante su questo versante. La Giunta regionale è in concreto impegnata nell'attuazione della delibera. Abbiamo seguito con attenzione anche gli esiti dell'incontro che è avvenuto fra azienda e sindacato tenutisi presso Confindustria Umbra, e a breve sarà convocato un tavolo regionale con azienda e sindacati per cercare di aggiornare la roadmap finalizzata all'attuazione di quanto era previsto nell'ordine del giorno, tenendo conto di un quadro su cui però non abbiamo alcuni elementi del frame di riferimento, dal piano nazionale della siderurgia alle modalità di applicazione dell'obiettivo 2 sul versante hard to abate e anche alla strumentazione che è governativa. Quello che possiamo dire è che abbiamo previsto già nell'ambito della strumentazione regionale con la nuova programmazione per quella che è di competenza l'attivazione di strumenti finanziari di modalità di sostegno integrate per programmi di investimento e ricerca a finalità ambientale. Prego, consigliere De Luca. Ma nessuno dice che sia semplice risolvere questa situazione. Il Comune fa ordinanze, quindi agisce con i poteri che ha, i cittadini esausti si organizzano come ne possono, anche l'impresa non credo sia contenta di ricevere ordinanze, di doverle impugnare o ricevere costantemente le istanze da parte dei cittadini. Io prendo atto che l'unico soggetto che parla di agire concretamente ma nei fatti sta facendo tutt'altro è la Regione Umbria. Per quanto mi riguarda, Assessore Fioroni, quello che significa per me agire concretamente significa convocare dei tavoli in Regione con l'assessore Morroni, con gli assessori che hanno la competenza, con l'assessore Melasecche nell'ambito delle proprie competenze, individuare potenziali siti in cui potrebbe essere fatto questo tipo di attività di delocalizzazione, stimare i costi di intervento a cui potrebbe ammontare questo tipo di intervento, capire quanto nell'ambito delle proprie risorse, nell'ambito dei programmi invece del PNRR ora o fra un mese è possibile utilizzare, e così si interviene concretamente per questi impegni. Io ho sentito parlare di tutto, ho sentito parlare di geopolitica e capisco che anche a me appassiona molto la geopolitica, ma mi occupo
diciamo, di quelle che sono le competenze che diciamo sono richieste come consigliere regionale. Mi auguro che anche lei, assessore, si occupi delle competenze che le sono richieste come assessore allo sviluppo economico, e quindi bisognerebbe riuscire a invece avere un approccio completamente diverso, perché la serietà comporta che dal momento in cui si fa un'interrogazione e si chiede puntualmente in merito a quelli che sono impegni che sono previsti all'interno di una deliberazione dell'Assemblea legislativa, che capisco che magari a questa giunta, diciamo, dà un po' di allergia, però quando si parla di trasferimento delle attività in altro idoneo sito umbro, l'utilizzazione delle più moderne tecnologie per la sostenibilità ambientale delle attività produttive realizzate, la salvaguardia e la crescita dei livelli occupazionali. Ora, ribadisco, io voglio e pretendo che ci sia un piano che quantifichi gli scenari, le risorse, gli scenari, e vada a ragionare su qual è la distanza da colmare per questo obiettivo. Io mi sarei aspettato, assessore, che lei stamattina mi avesse risposto dicendo: mancano queste risorse, lavoriamo insieme tutti i partiti politici per chiedere al governo che le metta a disposizione. Questo mi sarei aspettato.